Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Box TV alla terza puntata della nostra serie dedicata alla psicologia nel periodo del coronavirus. Oggi parleremo di psicologia positiva. Psicologia positiva, il nome lo dice, no? Stiamo parlando di cose positive. L'orientamento di questa branca della psicologia di nuova generazione verte appunto sull'analisi delle risorse, delle potenzialità dell'individuo, piuttosto che sulla cura della malattia. Ma perché? Perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha capito che non è che l'assenza di un sintomo significhi necessariamente una correlazione evidente con uno stato di benessere e di felicità. Ci sono persone che vivono senza alcuna malattia, senza alcun sintomo, eppure non riescono ad essere felici. Hanno questa difficoltà a godere della propria giornata, della propria vita, delle aspirazioni. Quindi non sempre la cura di un sintomo corrisponde ad una cura sul benessere globale della persona. Quindi la psicologia positiva ha cominciato a porsi delle domande, a dire: ma questo benessere da dove nasce? Il benessere è un moto interno, è qualcosa di estremamente soggettivo. Tant'è che gli studi americani sulle varie dimensioni che potrebbero determinare uno stato di benessere, che sono per esempio l'etnia, il reddito economico, il genere e altro, hanno dimostrato che sì, vi è una correlazione significativa, ma non così determinante. Prendiamo ad esempio quello sull'impatto economico, che è il più vistoso, il più eclatante. Chi di noi non starebbe bene se avesse un conto corrente decuplicato? Ma certo che sì. Ma la curva del benessere ha, e gli studi lo dimostrano, una tendenza particolare. Cioè l'inizio è molto alta, ed è ovvio che sia così. Dopodiché tende a stabilizzarsi e in parecchi individui, ahimè, decresce. Non di tanto, ma decresce. È come se la persona si abituasse anche a questa nuova condizione di vita basata soltanto sulle cose in più che può permettersi, senza fare il pezzetto importantissimo del lavorare su di sé. Quindi se dentro di sé vi è un moto di scontentezza, di poco appagamento, di poca soddisfazione, di poca autostima, non è certo la casa in montagna o il Porsche che lo determina. Perché questo sì, darà una piacevolezza, allargherà il giro di conoscenze, allargherà un orizzonte di momenti distensivi, ma il benessere è qualcosa che deve partire soprattutto dall'interno. L'interno che deve essere veicolato dall'apprezzare quello che si ha ora e quello che si è. Che cosa si ha ora? Se io ho una famiglia con dei figli che sono in buona salute, ho un lavoro che mi appaga, ho un cerchio, una cerchia di amici che mi sostengono, che mi capiscono, queste sono le mie dimensioni del benessere importanti. Tutto il resto sono delle oscillazioni che oggi possono esserci e domani cambiare. Per poter arrivare ad apprezzare queste cose, devo avere un equilibrio interiore. Questo equilibrio interiore come lo raggiungo? Uno dei primissimi passi per raggiungere questo equilibrio potrebbe essere sviluppare un pensiero positivo. Il pensiero positivo non significa mettersi gli occhiali rosa e fingere di vedere una realtà grigia con una lente rosa. Il pensiero positivo significa andare a vedere le potenzialità delle cose. Significa parlare, avere un linguaggio positivo. Provate a pensare quante volte voi avete raccontato una cosa utilizzando dei sostantivi o dei verbi negativi. Le immagini che si veicolano sono sicuramente negative perché la nostra mente funziona di immagini. E adesso, se avete voglia di fare un giochetto con me, vi chiedo, ma potete anche non farlo, di chiudere gli occhi un minutino. Soltanto un minutino. Se avete chiuso gli occhi, adesso ascoltate molto bene quello che vi sto per dire. Voi non dovete
assolutamente vietatissimo, non dovete immaginare una scimmia gialla su un triciclo rosso. Probabilmente il 90% di voi, nonostante i non, i divieti ripetuti più volte, hanno visualizzato la scimmia gialla sul triciclo rosso, o forse solo il triciclo o un pezzetto della scimmia. Pochissimi sono stati talmente bravi da non farlo. Ma perché? Perché la tendenza del nostro cervello è quella di veicolare prima le immagini. Se io dico non sto male, nel mio cervello viene recuperato a livello amnestico un concetto di malessere. È diverso dal dire sto bene, non proprio del tutto, però sto bene. Sono due concetti che vengono vissuti e immaginati in un modo completamente diverso. Perché il linguaggio positivo quindi è così importante? Perché noi siamo fatti di parole, e non soltanto, perché la comunicazione è fatta anche da tutta la parte paraverbale, dal cercare di ascoltare l'altro. Quante persone non sono in grado di ascoltare? Quante persone, intanto che l'altro sta parlando, intervengono? Oppure la persona sta parlando e l'interlocutore sta già pensando alla risposta da dargli, quindi vuol dire che ha già chiuso la comunicazione, perché non ti sto più sentendo. L'ascolto e il linguaggio positivo sono le basi di una buona relazione con l'altro. Una buona relazione con l'altro, e introduco un altro piccolo concetto, che deve essere assertiva. Altro termine importantissimo per il benessere, l'assertività. L'assertività è la via di mezzo tra l'arroganza, la prepotenza, l'aggressività e la dipendenza. Le persone che tendono a compiacere troppo, nonostante pensino in modo diverso gli altri, non credo abbiano un livello di benessere e felicità alto, a meno che nella loro struttura personologica vi è questo bisogno di dipendenza. Le persone invece che con arroganza difendono la propria posizione, mettendo un muro senza confronti rispetto all'idea diversa che gli altri hanno dello stesso argomento, dimostrano invece una scarsa tolleranza al confronto, al dialogo, magari la paura di perdere le proprie certezze. L'assertività si colloca nel mezzo. L'assertività significa che io, difendendo le mie idee, tutelo le tue. E per poter fare questo, devo essere in astensione di giudizio. Quando io non giudico l'altra persona per quello che dice, ma verifico soltanto i contenuti, perché c'è sempre una ragione perché una persona arriva a manifestare alcune cose e non altre, creo nell'altra persona una sensazione di quiete, perché capisce che non sto giudicando lei, ma soltanto il contenuto di quel discorso. E questo è sicuramente un modello comunicativo che porta al benessere relazionale, soprattutto benessere relazionale in una relazione di coppia. La mancanza di giudizio e quindi di critica fine a se stessa è una delle basi importanti di quella che è la libertà personale, che è un dono straordinario, e Voltaire ha sintetizzato in parole stupende che dicono che anche se io non penso quello che tu stai dicendo, darò la mia vita e la darei volentieri perché tu possa continuare a farlo e a dirlo. Se tutti dovessimo avere questa tolleranza nel rispetto delle proprie opinioni, sicuramente il nostro mondo sociale sarebbe fantastico. Chiudiamo qui questa puntata, vi aspetto la prossima volta con una pillola sull'ottimismo. Buon pomeriggio.